Lo seguiva intanto una grande moltitudine di gente e di donne che si battevano il petto e si lamentavano per lui. Giacché, porge il refrigerio agli immensi patimenti incapaci fatta son, permetti che io deterga dal tuo viso, amabil Cristo, quel sudor a sangue misto che fa molti lagrimar. Così va bene. Ora innalzate il legno. Innalzate il legno. Padre benigno, sommo creatore, perdona costoro, benché abbiano peccato. Non guardare, oh Padre, al loro grave errore, che mi hanno in sulla croce conficcato. Per questo, Padre, non lor fare danno, perché non sanno quello che si fanno. Donna, se vuoi onor non t'accostare, si deve soddisfare la giustizia. In cortesia, quel che domando, non me il negare, che Gesù, la speranza mia, io posso un poco a mio modo abbracciare. Figlio, quando nel viso ti guardo, il gran dolore mi sento mancare e dentro mi ferisce come un dardo il non poterti alcun aiuto dare. Oh donna, che per me ti affliggi forte, ecco Giovanni, sarà tuo figliolo, e vo che tu discepolo la conforti, che sia tua madre e raffreni il gran duolo. Figlio, quando sento il tuo parlare, una spada mi passa in mezzo al cuore. Meglio sarei presso a te stare, confitta sulla croce, che tal dolore. Sete, padre.
l'ora sesta, quando le tenebre si stesero su tutta la terra, fino all'ora non. Altissimo, mio Padre onnipotente, al tutto è consumata ogni scrittura, al tuo volere sono stato obbediente, insino al punto di mia morte oscura. Lo spirito mio è stanco e tormentato. Sia, Padre, nelle tue mani raccomandato. E ecco, il velo del tempio si squarciò in due parti da capo a fondo. La terra tremò, le pietre si spezzarono, le tombe si aprirono e molti corpi di santi che vi riposavano risuscitarono. Fattasi sera, un uomo di Arimatea chiamato Giuseppe andò da Pilato per chiedergli il corpo di Gesù. Venne anche Nicodemo, portando una mistura di mirra ed aloe. Essi presero il corpo di Cristo e lo avvolsero in un lenzuolo. Ma stava scritto: il figlio dell'uomo sarà dato in mano agli uomini, lo uccideranno, ma il terzo giorno risorgerà. Gli undici apostoli andarono dunque in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono davanti a lui, benché alcuni avessero dubitato. E Gesù, avvicinatosi, disse: mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo.